la produzione agricola 100% biologica è possibile, a dimostrarlo è lo stato indiano del Sikkim. Pawan Kumar Chamling, primo ministro dello stato indiano del Sikkim, a Roma per ritirare il primo premio dedicato alle migliori politiche globali per l'agroecologia, organizzato dalla FAO e dal World Future Council, ha tenuto alla Camera dei Deputati una conferenza stampa proprio per presentare questo modello esportabile in tutto il mondo. Si tratta di un modello agroecologico in grado di dare vita ad un ciclo virtuoso tra agricoltori, ambiente, territorio e comunità e rappresenta la base di un impegno congiunto mirato alla transizione globale verso un'alimentazione e un'agricoltura senza veleni entro il 2050. Accanto a lui, oltre agli esponenti della politica nazionale, anche Vandana Shiva, che con la sua organizzazione ha contribuito attivamente alla conversione del Sikkim. Sono estremamente lieto di essere qui, non sono uno scienziato né un ricercatore, sono semplicemente un politico che ha avuto l'onore di guidare la trasformazione dello Stato indiano del Sikkim da uno Stato che utilizzava fertilizzanti chimici ad uno Stato che ora è al 100% biologico. Ci sono voluti circa 10 anni, più di 10 anni per arrivare a questo obiettivo, ma grazie alla nostra costanza, alla determinazione politica e al duro lavoro siamo riusciti a raggiungerlo ed è in virtù di questo sforzo che sono stato insignito del premio per le politiche sul futuro e sforzo che sta venendo emulato e che sarà, speriamo, emulato in India e ovunque nel mondo. Abbiamo avviato la nostra missione biologica nel 2003 adottando la risoluzione, una risoluzione in merito all'interno dell'Assemblea legislativa del Sikkim. Quando abbiamo annunciato questa politica abbiamo dovuto scontrarci con moltissime difficoltà e con gli ostacoli che sono stati messi dall'opposizione e anche dalle comunità agricole. Nel Sikkim il 70% della popolazione è composto da agricoltori. All'inizio abbiamo dovuto fare i conti con grandi riserve e con grandi sfide da parte della popolazione largamente agricola del paese. Non era semplice ritornare ad un'agricoltura tradizionale, abbiamo dovuto fare i conti con molte critiche e con una forte opposizione, ma grazie alla nostra determinazione politica e al duro lavoro siamo riusciti ad avere successo. Il Sikkim si è messo in prima linea in questa battaglia durante il mio lungo lavoro come Chief Minister, come Primo Ministro dello Stato. Abbiamo legiferato su tutta una serie di politiche pubbliche verdi. Sulla base della mia lunga esperienza e del mio lavoro nel campo del biologico, posso dirvi in tutta sincerità e buona fede che un mondo al 100% biologico è possibile. Lo siamo riusciti a realizzare in Sikkim e non c'è nessuna ragione per cui i politici, gli agricoltori e i leader delle comunità non possano realizzare altrettanto in altre parti del mondo. Questa occasione di condivisione ci permetterà di unire gli sforzi e di lavorare insieme per costruire la biodiversità, per costruire l'agroecologia e andare avanti su questa strada. Il primo ministro Chamling ha scritto l'introduzione a questo mio libro dove riassumo un po' i miei 30 anni di lavoro in questa direzione, i miei 30 anni di lavoro su che cos'è una buona agricoltura, un'agricoltura che tiene conto del suolo, degli impollinatori, delle necessità dei piccoli agricoltori. Una buona agricoltura deve essere innanzitutto locale e in un secondo momento può spostarsi sulle grandi distanze, per questo ragioniamo sui biodistretti. Dobbiamo avere la capacità di ricollocarci sulla terra e avremo senz'altro
senz'altro la capacità di farlo. Sceglieremo senz'altro questa strada perché questa è la strada del futuro. Non possiamo permettere alle forze oscure, alle forze dell'oscurità di distruggere il mondo e di distruggere il nostro futuro. Permettetemi quindi un'ultima volta di congratularmi ancora con il primo ministro Chamling per il premio, di ringraziare tutti voi parlamentari che siete qui. Sono convinta che insieme potremo lavorare per una vera democrazia, e la vera democrazia sarà e non potrà essere altro che una democrazia basata su un mondo al 100% libero dai veleni, al 100% biologico, al 100% basato sulla diversità. Questo è il nostro compito e insieme ci riusciremo.